Roma, 23 giugno 2013. Stiamo trasmettendo dalla parrocchia di Gesù Bambino a Sacco Pastore le fasi finali e la premiazione del primo torneo nazionale di Subbuteo, organizzato dal Subbuteo Club Libertas di Roma. Primo torneo nazionale che ha registrato una folta presenza di appassionati giocatori e collezionisti provenienti dai Subbuteo Club di tutta Italia. A Lorenzo Longhi, detto Lollino, membro del Subbuteo Club Libertas Roma e dello staff, chiediamo di illustrarci le modalità con le quali appunto è stato organizzato il primo torneo nazionale di Subbuteo. Le regole. Questo torneo è stato organizzato a livello nazionale, ad iscrizione libera, e siamo arrivati a 72 partecipanti, quindi 72 squadre, ogni giocatore è una squadra, che si sono affrontati in gironi eliminatori, 18 gironi da 4 squadre a girone. Esattamente abbiamo fatto 114 partite nel primo, diciamo nella prima fase, dopodiché si sono fatti i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, semifinali e finali, ovviamente ad eliminazione diretta. E questo torneo, che è nazionale, ha coinvolto un po' tutti i club d'Italia, in particolare del centro-sud, è stata ad iscrizione libera e si sono presentati ben 72 persone ed è il primo nostro grande torneo del club. L'inizio di una lunga serie di tornei. Sì, dovrebbe essere l'inizio di una lunga serie di tornei, speriamo. Credo che sia riuscito molto bene e credo che ogni anno faremo un torneo del genere. Allora, siamo arrivati alla fase finale. Per il primo e secondo posto giocano Ilic Morgan Croce contro Aschi. Chi è l'arbitro qui? Chi è l'arbitro di questa finale? Il Pus Noir, il grande Il Pus Noir. Invece per il terzo e quarto posto si affrontano Lilla Meraviglia e il dottor Frisella del Libertas. Arbitro Milziade? Ok, grazie mille. Invece qui abbiamo per la finale del torneo di consolazione loro due, dottor Gamars da Salerno, dottor Bifelipe, tutti i dottori. E qui per il torneo della consolazione abbiamo Marco Ellenico e abbiamo il grande Pier Giorgio. Ragazzi, un abbraccio a Pier Giorgio, che è uno dei fondatori del Libertas. Buon divertimento a tutti! Iniziamo la premiazione e ringraziamo prima della premiazione i club che ci hanno supportato, il Subbuteo Club Roma e lo Spartacus. E anche se non c'è il Cevallo Matto che ha provveduto, il Cevallo Matto Renzi che hanno provveduto con altri campi, perché
questo va benissimo. Allora, adesso facciamo la premiazione per i ragazzi che ci hanno fornito le squadre della lotteria, che sono Trambiere, Marcus e Stefano Boati. Questa è per te, è una figlia che gioca con te e lo ringrazi tanto. Che è Mizia di Piteg, non so. Bravo Mizia. Il vincitore della squadra più bella del torneo, con la speranza che si veda molto presto sui campi, anzi più spesso, è Lallo HV. Dove sei? Comportamento avuto oggi sui campi e viene assegnato a Stadio Partenio. I finalisti del Mundialito, secondo posto per Felipe, arrivato secondo sotto di Felipe. Questo è un premio simpatia, è un premio simpatia che viene assegnato a Juari. Quarto classificato. Il dottor Aschi, dov'è? Non ci sa più parole, ma la maglietta di
siamo con Morgan Croce, detto Illich, il vincitore di questo primo torneo nazionale di subbuto, ma come vedete anche dalle coppe ha vinto anche la Coppa Italia, torneo che si è giocato proprio una settimana fa nei locali del bar che ormai è diventato il cobo del Subbuteo Libertas Club Roma. Ma Morgan Croce, detto Illich, non ha fatto il triplete, però è come se l'avesse fatto, perché ha vinto anche un trofeo in Garfagnana. Sì, esattamente, domenica scorsa sono andato a fare questa trasferta a Castelnuovo Garfagnana e anche lì mi ha detto bene, ho vinto il torneo. Questo torneo, avversari ostici, avversari leali, partite? È stato un bellissimo torneo, c'era una nutrita presenza di grossi giocatori a livello nazionale di questo bellissimo gioco e è stata veramente una grossa soddisfazione essere arrivati in finale e aver battuto un grosso avversario come Aschi. Come fare a convincere i giovani a giocare a questo gioco manuale e lasciare perdere le PlayStation? Sarebbe bellissimo che attraverso il coinvolgimento da parte di noi adulti, chi i figli degli amici, sarebbe bello riuscire a farli avvicinare a questo gioco, portandoli ai tornei a vedere, sicuramente forse vedendo tutti questi omini che si muovono liberamente sul campo, anche i bambini potrebbero essere attratti e capire che è un gioco meraviglioso e sicuramente molto più costruttivo della passività dei giochi elettronici. Ultima domanda, con Franco, il vostro presidente, ma tutti gli amici, state lavorando per farlo diventare un gioco olimpico, olimpionico? No, beh, quella è una cosa un po' forse troppo grande, già ottenere un risultato come quello di oggi, di ricevere ragazzi che vengono da tutta Italia, è un grandissimo risultato. Ci tengo a dedicare questa vittoria, ci tenevo a dirlo, al presidente Francone, che è anche un amico, e al mio amico Manrico, che sono le due persone che qualche anno fa mi hanno rinvogliato a giocare a questo gioco. Grazie, allora alla prossima. Grazie a voi, a presto.